una tragedia perché purtroppo si sottovaluta il pericolo. L'Adriatico è un mare molto basso, quindi penso di toccare dappertutto, ma non è così. Quando ci sono le correnti, purtroppo ci sono delle forti risacche che ti portano fuori. Il mare più mosso del solito, la forza delle onde, e il primo sabato di luglio sulla riviera romagnola si tinge di tragedia. Il primo dramma intorno alle 6.30 del mattino a Riccione. Una 17enne di origine brasiliana in vacanza a Rimini con un gruppo di amici di Torino è annegata facendo il bagno all'alba dopo una notte trascorsa sulla spiaggia, mentre i ragazzi che erano con lei cercavano disperatamente di aiutarla. Erano due ragazze e una ragazza. Anche loro avevano l'asciugamano addosso, erano entrati in acqua anche loro, erano scossi. Inutili soccorsi di Capitaneria di Porto, Carabinieri, 118, quando il corpo è stato recuperato a 500 metri dalla riva era già privo di vita. Risucchiato dalla corrente durante un bagno con gli amici anche un 28enne rumeno residente a Forlì, che ha perso la vita nel pomeriggio a Lido di Classe, nel Ravennate. I sanitari hanno cercato di rianimarlo per più di un'ora, invano.